Amici di Monolide Notizie, siamo tornati a San Vito Romano per questa festa bellissima e piena, pienissima di gente, soprattutto tanti, tanti ragazzi. Prima di tutto però mettete mi piace sulla pagina del nostro giornale Monolide Notizie e condividete i nostri contenuti. Qui hanno curato quest'anno veramente tutti i dettagli, danno in omaggio una piantina con l'itinerario enogastronomico da poter seguire per presepi e quindi per gustarsi anche le bellezze di San Vito Romano, e poi c'è anche una guida a tutte le bellezze del territorio e le ricette. Venite con me, vi facciamo vedere. Possiamo fare una domanda su come sta andando qui a San Vito? Sì, molto bene, c'è una buona affluenza, i banchetti sono tanti, nutriti, con tante cose belle, artigianato locale, complimenti per l'organizzazione. Grazie. Andando questa passeggiata a San Vito Romano? Benissimo. Bene. È un pezzo di storia del nostro paese, è meraviglioso. Ma quest'anno avete anche realizzato tutto un itinerario diverso, rinnovato, pieno di gente all'interno del centro storico? Assolutamente sì, c'è tanta gente di fuori che non è sanvitese, questo è da dire, eh? E siamo orgogliosi di questa cosa, perché il borgo di San Vito, seppur stiamo cercando di rivalutarlo. Certo, è piccino, ma vale la pena di venirla a visitare. È meraviglioso, è bello da vedere, c'è tanta storia, tante cose, tanto. Ed è bello riviverlo e vedere tanta gente anche da fuori che viene. E poterlo mostrare alle persone che non sono di San Vito, assolutamente. Come grazie mille. A voi. Grazie, abbiamo bloccato il traffico qua, scusate. Di San Vito? Sì, salve, siamo di San Vito. Come avete trovato questa nuova configurazione del presepe? Spettacolare, le luci, tutta l'organizzazione, complimenti alla Prologo, un bellissimo evento. Grazie. Soltanto l'inizio. Thank you.
stupito dalla prologo di San Vito, perché non mi aspettavo una cosa del genere. Ho portato la macchinetta fotografica perché voglio immortalare e voglio mettere un po' su Facebook questa situazione, così da pubblicizzare per poter invitare la gente a venire, ma non ce ne sarà neanche bisogno perché vedo che c'è tantissima gente, quindi... Amici di Monolite Notizie, quest'anno abbiamo incontrato il presidente della Prologo, Paolo Gentilezza, circondato da cori di ragazzini che dicevano bellissimo, bellissimo, quante luci, che bella San Vito. Sì, quest'anno abbiamo usato un po' di più, con un po' più di fatica, però abbiamo preso questa decisione di rivalutare il vero centro storico del paese, dove è nato il paese centinaia di anni fa, e una parte non voglio dire abbandonata perché comunque la gente ci vive, però comunque diciamo dimenticata, ecco, e poco utilizzata per queste manifestazioni. L'abbiamo scelta per due motivi: uno perché la utilizziamo comunque annualmente per le cantine dove mettiamo i presepi, e poi perché con l'illuminazione fatta ci piace definirla un presepe a cielo aperto, cioè un presepe nel presepe, ecco, ci sono i presepi ma sembra di stare all'interno di un presepe, con le varie postazioni, con i commercianti, gli artigiani, i mercatini, l'animazione per i bambini, e con queste luminarie siamo riusciti a rivitalizzarla, ecco, diciamo così, perché sennò sembra che sia veramente una parte abbandonata e non lo è assolutamente. E speriamo che sia, diciamo, un'iniezione per il futuro, anche per affinché venga utilizzata maggiormente, perché veramente merita e è bellissima, bellissima, bellissima. Una grande squadra, quella della Prologo, che ha lavorato da stamattina prestissimo, nonostante le condizioni meteo non fossero proprio meravigliose, però tanto orgoglio poi. Sì, sì, sì. Sì, stamattina c'è stato un attimo di scoramento, perché proprio... Però poi dopo la fiducia ci ha fatto andare avanti, la giornata è uscita, la gente ha risposto, è venuta tantissima gente. Amici di Monolite Notizie, se volete veramente vivere l'esperienza immersiva di passeggiare in un presepe, dovete assolutamente venire anche domenica prossima qui a San Vito Romano. Sì, sì, anche domenica prossima è obbligatorio venire a trovarci. E come dicevo, chi non è venuto deve assolutamente venire, e chi è venuto oggi deve tornare, perché è una festa per tutti, grandi, bambini, ci sono varie zone con la musica per gli adulti, ci sono l'intrattenimento per i bambini e niente, è tutto. Poi le immagini che vedete parlano da sole, le luminarie rendono... Ma quanti chilometri di luce avete messo? Uno e mezzo quasi. No, veramente, più quasi un chilometro e mezzo di luminarie sono, quindi insomma è stata una faticaccia, però il risultato sicuramente è magico. Grazie mille. Grazie a voi, grazie. All'interno dei vicoletti di San Vito Romano, che veramente quest'anno risplende di felicità e di festa, insieme al primo cittadino Maurizio Pasquali. Che dire, è una festa bellissima. Tutto merito della Prologo, perché non mi posso prendere io meriti del lavoro di altri. Noi abbiamo dato una mano, ma è un grande lavoro. Hanno voluto riscoprire e far conoscere a tutti una zona del nostro paese che ai più è sconosciuta. Anche molti giovani di San Vito scendono a San Biagio, qui siamo alla stretta, scendono a San Biagio solo in queste circostanze, ma... È un'emozione bella, è un'emozione grande, anche perché ognuna di queste porte, ognuna di queste cantine è un ricordo per una famiglia. Qui hanno vissuto per secoli, generazioni, in una familiarità incredibile che oggi ce l'hanno regalata a noi. Quindi oggi viviamo come si doveva vivere a San Vito secoli fa. Riassaporare questa dimensione anche legata alle radici, ma che dà la possibilità a tante persone che non sono di San Vito di conoscere il meglio della tradizione sanvitese. Sicuramente noi aspettiamo molti ospiti, oggi molti hanno accettato il nostro invito, e chi non lo ha fatto oggi potrà farlo domenica prossima, perché se verrete a trovarci sarete accolti da un popolo bello, buono, caloroso, che vi accoglierà a braccia aperte con dei presepi meravigliosi,
con un buon bicchiere di vino, perché no, e tante cose belle da gustare. E poi c'è anche la possibilità, sindaco, volevo sottolinearlo, di comprare all'interno di tutto questo percorso degli oggetti fatti a mano, degli oggetti che molto spesso sono stati realizzati anche da ragazzi meno fortunati, quindi c'è anche lo spirito di solidarietà in questa festa. Assolutamente, ci sono ragazzi meno fortunati, ci sono le mamme, il centro anziani, tanti artigiani che fanno questo per hobby, quindi ognuno potrà portarsi un ricordo di una giornata bella. È un modo bello per augurarsi buon Natale, ma la cosa più bella è l'abbraccio a cui siamo costretti, perché siamo vicini, uno attaccato all'altro, un pochino freddo ma un calore umano grandissimo. Neanche tanto freddo, devo dire, sindaco. Un pochino freddo. Il giusto. E poi avete fatto un'altra cosa, secondo me, deliziosa, delle calamite con delle immagini di San Vito Romano veramente strepitose. Beh, evidentemente tanti fanno calamite sciocche, queste calamite in realtà ritraggono scorci del paese, magari ve le attaccate sul frigorifero come si fa e vi ricorderete di una giornata bellissima. Grazie sindaco. Grazie a voi, buon Natale.